Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Gare Malate numero 105. Non so ragazzi, se è la prima gara di karting. Ma che cavolo, senza turbo. Due giri, vai così. Dai ragazzi, spingete come degli animali. No, direzione sbagliata. Qua si passa una alla volta. Grazie per avermi raddrizzato. Sì, siamo primi. No, sono bloccato. Guarda là che ingorgo. Perfetto. Mentre tutti là si frantumano, noi andiamo a prenderci un po' di margine, di vantaggio. Che figata che è questa mini gara, ragazzi. Lasciate subito tantissimi like se vi piace. Dai, avanti. Direzione sbagliata. Sono ancora tutti là bloccati. Ah, devo ritornare su da questa? Ma che figata. No. No. Cavac, fermati. Dai che stanno arrivando tutti quanti. Fermati, che casino ragazzi. Arriviamo a 15.000 like, come sempre. Ah, adesso si esce? Porca vacca, mi sono incastrato. Perfetto. Ah, si esce subito. Qua prevedo già ragazzi delle esplosioni atomiche. Cioè, chi l'ha fatta se l'ha inventata veramente bene. Mi è piaciuta un casino. Scrivetemelo subito anche voi nei commenti se vi è piaciuta o meno questa gara. Anche qui prevedo delle esplosioni atomiche. Veramente. Cioè, per fortuna che sono fuori dal gruppone. Ma si ero anche qua. Ma che cavolo. Quanti giri ci sono? Uno soltanto mi pare, o due. Stanno uscendo tutti. Due giri. Ok, due giri. Questo? Dai, spostati. Questo deve rompere le scatole così, ragazzi? Ma io non capisco. Sta gente, gioco uscito. E allora levati. È la connessione. Dai, dei Topo Gigi morti. Vai così. Mi ha fatto perdere tempo prezioso. Vantaggio. Dai che sono lì vicino. Secondo? No, primo. È il bug strano questo, come al solito. Girati. Dai che questo karting, penso che sia... Dove cavolo vado? La prima gara di karting, boh, che ho mai fatto qua sul mio canale. Ho ben fatto delle altre gare. Adesso non mi ricordo più ragazzi. Non mi ricordo più, è passato troppo tempo. Delle altre gare sì, con queste bifta o blifta, non mi ricordo neanche più come cavolo si chiamano. Dai avanti, spostatevi. Dai avanti. Ma falli uscire che poi passiamo anche noi. Dai membro della crew. Dai levati. Dai. Bisogna, non so, parlare in cinese qua. Dai, fai retro, levati. Oh là. Vabbè. Dai, mi sposto anche mi. Perché qua tutti vogliono passare, ma non capiscono che così ci si intralcia a vicenda. Qui lo sapevo io che esplodeva qualcosa. Dai, che ti prendo la scia. Guarda la mia... guarda la mia blitta come corre. Ah, sì? Ah, sì, così fai. Tanto io sono primo. Guarda così. Che gioco pulito che faccio. E come ti sorpasso. Cioè, qua ragazzi proprio non ci sta proprio nulla. Sei anche incastrato? Cioè, la classe non è acqua. Andiamo a concludere in prima posizione. Ed eccoci qui con le moto all'aeroporto, perché questa gara qui aveva anche una valutazione abbastanza bassa rispetto alle gare che faccio di solito. Ovvero questa qui era il 50%. Cioè, per le gare che faccio di solito qua in Gare Malate. Tutti sono morti? Perfetto. Iniziamo già bene. Dai, è così. Guarda che prende la scia. Si incanala qui in mezzo. Passa in mezzo, guarda qui. Ragazzi, la scia, la potenza. L'attacco magico. Dai, così si passa qui. Dove cavolo è il checkpoint da salire? Avevo visto una cosa mega galattica. Bastardi, non ho preso il checkpoint.
Perché devo sempre morire per gli altri che si schiantano lì? Cioè, lo sanno tutti che non puoi prendere una rampa così dritta, ma devi un po' impennare anche. Io l'ho presa stortissima questa volta. Stortissima l'ho presa. Non c'è due senza tre, dicono. Il tre è il numero perfetto. Illuminati confirmed. E quindi vai così. Dai, avanti. E prendi sto checkpoint. Che difficile è. Sì, preso. E finalmente, dopo decenni, sono riuscito a prendere quel cavolo di checkpoint veramente malefico. Ah, ok. Siamo quarti. Cioè, ho impiegato un'eternità per una cosa semplicissima. Mai muovere lo sterzo. Mai muovere lo sterzo, ragazzi. E adesso si deve riscendere. E si riscende così senza morire. Il prossimo check è qua giù, quindi giriamo da questo. E siamo già terzi, ottimo. Qua, sì, perfetto. Non so come ho fatto a stare in vita, ragazzi. Ok, qua basta fare così. Ok, perfetto. E adesso si ritorna dentro l'aeroporto. Quindi uno e due. Eccoli là i maledetti. Eccoli là. Adesso vi vengo a raggiungere anch'io. Cosa pensate? Troppo, troppo, troppo. Sì, ce l'ho fatta. Eccomi che arriva Beastard. Più assetato che mai. Aspettatemi, maledetti, che arrivo anch'io. Dai! Il trucco è stare qua sul bordo, così non si prendono sti cosi qua strani. Sì, ma poi non va su. Mega rincorsa. Mega rincorsa qua ci vuole. Però facendo una mega rincorsa, le probabilità di sbagliare l'attracco sono tante. Ma dai, impenna. Se impennate la moto va su, piccolo trucchetto. Se impennate la moto, non so, prende più coppia. Sì, e ce l'abbiamo fatta. Dove cavolo sono quegli altri? Complimenti. Cioè, si hanno fatto tutta sta strada. Veramente i miei più sentiti. Complimenti. Pensavo che non ci fosse il container là, ma che ci dovesse solo essere un mega salto. E quindi io, tranquillo, ho impennato, ma bastava fare così. Perfetto. Qua si fa così. Un maledetto bastardo ha concluso in prima posizione. Complimenti a lui, che è stato veramente bravo. Qui basta fare così. Via, accelera. Occhio ai paletti. Qua giriamoci così, perfetto. E io qua, ragazzi, boh, io vado dritto, accelero tutto. No! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente siamo quinti. Ho perso decenni, ore e ore per fare quel pezzetto là.
sulle ruote, cioè non è giornata, non è assolutamente giornata per me oggi. Non è possibile, 20 minuti che sono dietro a fare questa gara. Ma voi ragazzi ci credete che ho impiegato tutto sto tempo per fare... Ma che cavolo me blocca qua? Per fare quel cavolo di coso? Ole, questo membro della crew mi ha aspettato. Non so per quale motivo. Cioè io non ho veramente parole. Ah, perché è finito il traguardo. E concludiamo, non ce la faccio più a fare sta gara. Vai così. Ed eccoci qui con l'ultima gara di oggi. Sono distrutto ragazzi, 20 minuti per finire quella gara di prima era veramente troppo. Siamo in 14, quindi veramente tante persone. Stavano veramente entrando in tantissimi. E questo mi fa piacere, perché così vai così con i primi salti, l'adrenalina sale a mille. E adesso dobbiamo andare, perfetto, giù di qua. Voglio vedere il replay, la moviola, dove cavolo ho toccato la staccionata. Sempre gare in salita devo fare. Va benissimo così. Vai, prendiamo sti cavolo. Guarda, li abbiamo già tutti recuperati ragazzi, con le scie. Con le scie la gente ha preso la moto. Aia. Cioè, ma vedete chi è? Bastardi. Attenzione. Siamo sesti. Siamo sesti. L'Abati non ci sorpasserà mai. Vai così. Buono, buono, buono. Vai giù in carena. Maledetti voi e l'Abati. Non potete andare così veloci su questo cavolo di terri. Che cavolo cose dell'immondizia volanti c'erano. Sì. No, il checkpoint è da questa. Cavolo, siamo terzi ragazzi. Siamo terzi, non ci credo. Dai così che prendiamo la scia. Cavolo, gli salivo sopra. E siamo primi. Vai così. Ok, adesso qui in mezzo voglio vedere qualcuno che si schiavella. No, tutti vivi. L'albero della vita è questo. Perfetto. Dall'altra. Spero che nessuno arrivi da questa. Ottimo. Qualcuno farà un frontale, no? Adesso tutti mi prendono la scia. Perché la gente mi deve intralciare? Dai. Che gara adrenalinica questa lungo la costa. Però io avevo visto che c'era anche un posto dove si doveva entrare in acqua. E quindi, perfetto, la gente abbandona o crasha. Bisognava entrare in acqua. Eccolo qua. Vai così, più veloce della luce. Dai, schiantatevi, niente da fare. Ed è finita. Il video si conclude qua. Però l'ultima gara mi ha un po' fregato, perché dalla miniatura hanno fatto vedere solamente la fine e io pensavo che fosse una gara proprio sull'acqua, e quindi ho voluto farla. Però beh dai, anche lungo la costa non è stata male, però mi aspettavo qualcosa di molto molto più difficile. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, lasciate tantissimi pollicioni in su, arriviamo a 15.000 like, commentate, condividete. In descrizione trovate come al solito Instagram, Facebook, tutti i link utili. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Qua da Bistardo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.